Salve gente, sono Larus, eccomi qui su ROM 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata abbiamo conquistato tutta la Tracia. Almeno credo, cioè spero di sì, perché ci hanno dato un bel po' di problemi i traci. Ora, dobbiamo fare qualcosa? No. Credo che abbiamo già fatto più o meno tutto. C'era questa flotta qua che mi stava facendo imbestialire. E dobbiamo più presto distruggerla, ecco. E innanzitutto, non so se l'avete notato, però ho un nuovo microfono, cioè nuovo, è vecchio questo microfono, però mi piaceva molto e lo utilizzavo di fatti tipo un anno fa, qualcosa del genere, mi piaceva veramente tanto, solo che poi dopo sembra che si fosse rotto, qualcosa del genere. Ho provato a riutilizzarlo e funziona, perché il microfono che sto utilizzando in questo periodo non mi piaceva troppo. Perché non dava tanto spessore alla voce, questo qui lo preferisco. Magari comunque in futuro posso anche prendere qualche microfono professionale se va bene. Io sto mettendo un po' di soldi da parte per qualcosa, per qualche spesa per il mio canale, quindi non ho mai fatto spese per il mio canale, quindi vi dico subito che devo vedere. I will be honest. I seek coin as token of your good and continued friendship. Sì, ovviamente un qualcosa di commerciale mi va, però non oro. Magari io posso chiederti dell'oro. Oh, così. Oh, no, va bene. Un accordo commerciale, però senza oro, cioè accordo commerciale così, ma a me sta bene, nient'altro. Intanto, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Comunque, appena ho eliminato i traci, penserò a Sparta. Sparta è un grande problema. E non mento, è un grandissimo problema. E dobbiamo pensarci il più fretta possibile poi dopo a Sparta. Perché sì, sono miei alleati, non mi attaccherebbero mai, ma io li attacco. Perché devo. Cioè, non c'è una spiegazione. Devo, sono lì. Ah, una pestilenza alla paura di Deimos. Merdina. Andiamo comunque ad attaccare queste navi. Ora non perderò, credo, quindi farò vittoria, cioè un assalto così. E facciamo un data protezione. I miei hanno la pestilenza, poverini. Ah no, un'unità l'ho persa. Vabbè, uccidiamo i prigionieri. E andiamo anche a uccidere il tumulto. Ovviamente qui. Ah, ma si sono presi la città, gli stronzi. Ah no, era sempre stata mia. Boh, non. Sì, l'avevo presa. O no? Boh, comunque adesso ho fatto vittoria così, va bene. E occupiamo. Bene. Tradizioni militari aumentate. Possiamo raggiungerli subito? No, non possiamo. Boh, non importa. Tanto qui dobbiamo modificare il tutto. Facciamo una fattoria. Qui facciamo un tempio a Zeus. E poi non abbiamo più soldi. Costa rimettere la città in sesto. Costa un po'. Sparta comunque crea troppe unità. Cioè hanno. Può. Oddio, hanno veramente delle unità forti poi. Poi hanno anche tipo la statua di Zeus qui, che dà un po' di bonus, non mi ricordo quale, però mi pare che desse qualcosa. Gli araldi del tritone sono annientati praticamente dall'ultima volta. E andiamo a Sparta intanto. Dobbiamo iniziare a pensare agli spartani. Tanto, quante unità posso ancora reggere? Un po' di eserciti ancora posso reggere. Benissimo.
Quindi, direi di creare un altro esercito dopo che ho risistemato qua tutta la situazione. Ah già, devo anche mettere qui tutta la... migliorare il mio esercito. E gli do bonus di... oh. Inesorabili conquistatori. Ah. Temibili unità da imboscata. Non so utilizzare tanto l'unità da imboscata, però posso fare tipo forza inarrestabile, mi piace. Poi il generale do il comandante. Possiamo anche tornare. Perfetto. Intanto in Italia Roma non sta facendo assolutamente nulla per quanto vedo. Forse avrà ucciso la Lega Etrusca, che ne so. Intanto Siracusa ha perso Siracusa. Non ci capisco un cazzo. Cioè nella zona di Cartagine e Sicilia stanno succedendo troppe cose incasinate. You are wise enough not to sit idly upon the bank, but to take the fish as it swims by. Ah, no. No, 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 alleanza no. Togliamo anche l'alleanza difensiva. The gods of Olympus will look to our safety. Ok. Bene. Abbiamo anche tolto l'alleanza difensiva, quindi siamo in teoria siamo liberi di attaccarli. Però prima voglio anche cercare un po' di alleati, magari. Roma potrebbe essere un buon alleato, ma no. No, 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 no. Non possono arrivare fin lì. Vorrei cercare qualche alleato potente. Sto pensando ai romani, però i romani non so come possono essermi d'aiuto. Magari posso farmi alleate delle piccole nazioni. Ah, qui devo difendermi. Ovviamente ce la posso anche fare con un attacco veloce così. Direi di uccidere i prigionieri. Quindi praticamente il regno... Osidirico è stato annientato. Ora direi di andare a nord. Poi dopo, dopo aver conquistato Sparta, se riesco, andare poi dopo a nord e pensare. Mi è morto un altro. Ah, ne è morto un altro, beh. Ok, sei degli oligarchi, sì. Allora mettiamo il lanciere Peus. Ah, ma nella paura di Deimius. Adesso chi è che comanda? I magistrati, prima erano gli oligarchi, mi pare. Non capisco mai, non ci capisco nulla. Ok, ora facciamo... Ginnasi. Sì, dai. Tanto qui puzzano e dobbiamo fare qualcosa poi dopo. Qua possiamo fare porto commerciale. Abbiamo più soldi per fare nient'altro. Ah, dannazione. Beh, andiamo a fare fuori gli ultimi osidiri. Veloce. Uccidiamo i prigionieri. E ok. Bene. Abbiamo eliminato la minaccia. Ora andiamo qui. Intanto la furia di Atena. Ah già, sì, devo ancora migliorarla. No, devo migliorare il generale. Canace. Si sta bene. Tutti stanno bene, ok. Direi di creare nuove forze ad Atene.
di terra. Ah. No, no, non voglio ripristinare gli artigli dell'arpia. Quelli che mi erano morti contro i tizi, non mi ricordo più dove erano. A nord, qui nell'Epiro. Però farò un esercito e metterò... te. E non posso ancora creare nulla. Ok, bene. Contro gli Spartani mi sa che dovrò utilizzare tanti, tanti, tanti arcieri e tanti picchieri. E perché gli Spartani, ovviamente, nel combattimento corpo a corpo con Opliti, vincono. Non ho chance. E contro i picchieri li devo tenere lontani, ovviamente. Se riesco anche a fare degli arcieri Ippeus, ovviamente è la cosa migliore. Perché gli Ippeus sono proprio potenti. Però posso anche utilizzare il generale come lanciere Ippeus. Anche se il nemico ovviamente ha le lance. Non posso proprio andare così a sbuffo con la cavalleria a cariche frontali. Devo inventarmi qualcosa. E sarà molto difficile. Ah... sto pensando, poi... sti Spartani... come li faccio fuori, anche? Loro hanno tanto morale. E quindi se si ritirano, molto probabilmente dopo ritorneranno a combattere. Quindi mi servirà cavalleria... per... scacciare completamente l'unità dal campo di battaglia. Triballi, sì. Sì, sì, un'alleanza commerciale, un accordo. Ci può stare. Ok. Ah, adottare chi? Gawane? Vabbè, dai. Adottate. Dai, sì, non importa. Tanto posso corrompere qualcuno. No, no, mi servono unità. Innanzitutto qui facciamo picchieri. Ah, no, basta così. No, togliti. Ok. Ah, poi che anche... cosa posso... ah, cavalleria cittadina, niente di che. Pensavo qualcosa di figo. Poi... qui... smantelliamo, per il momento. E intanto, con questo esercito, direi di muoverci... fino a qui. Bene, qua facciamo un'unità di picchieri. E basta così, oppure qualcos'altro. No, no, va bene così, dai, unità di picchieri. E intanto iniziamo a muoverci qui e fargli un po' di male a sti Spartani che non mi piacciono troppo. Stanno diventando un po' potenti con l'esercito. Intanto la mia spia dov'è? Ah, mi è morta la spia. I 10.000 si chiamano questi. Ah, belli. 10.000. Tanto, dovrei fare una spia. Solo che non ho abbastanza oro. Posso anche creare un... nobile. Ah, che va... sto a fare il nobile, devo vedere. Non ho mai fatto il nobile. Prima dovrei comunque impegnarmi a fare ste cavolo di unità. E no, ma non so proprio se farmi alleato o meno. Magari ho paura che poi dopo mi inizio a invadere, far casini.
and permanent agreements. I am the honest servant of divine Pharaoh in this matter. No. Gli egiziani ormai sono belli annientati. Però quei 2000. Ma sì, accettiamo. Sì, sono annientati, però noi non gli diamo una mano. No, 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 no. Patto di aggressione, no. Forse sono anche entrato con l'impero Seleucide, però non mi importa troppo. Possono anche rimanere lì, non mi creano troppi problemi. Stanno dove sono. Basta che stanno lontano. Ma va bene. Tanto, vediamo un po'. Aspettiamo. Volevo in questa partita attaccare subito Sparta, però mi sa che non ce la faccio. Mi piacerebbe tipo fare una battaglia figa a Sparta. Colazione travagliata dove? In Tracia. Ah sì, stanno diventando pian piano più felici, però pian piano. Qui reclutiamo dei picchieri. Così. E qua giù reclutiamo altri picchieri. Assieme a un arciere. E basta così. Poi dopo. Qui ci serve un borgo ellenico e anche qui. E invece ad Atene, visto che dobbiamo aumentare. Ma no. Va bene così, dai. Qua su direi proprio di aumentare l'Odeon. Sì. Aumentiamo l'ordine pubblico, va bene. Ok, tratto acquisito. A me i popoli dell'est. Bene, tanto, poi dopo vedo di mettere tutte le unità qui, via mare non posso attaccare, però vediamo di fare come possiamo, intanto qui, ah già sì, devo creare, ah no, mi ero dimenticato di creare la spia, ah boh, non importa, devo vedere un po' che cosa fare qui a Sparta, perché devo vedere le unità, cosa hanno. Queste riesco a fare poi sti lancieri Peus, sono contentissimo. Anche gli opliti scorazzati, che sono potenti, ma veramente tanto. Eh? Ah, l'Egitto è stato attaccato da Sparta. Sì. Così abbiamo anche un casus belli. Merda. Ritiriamoci qui. Non abbiamo nient'altro da fare. Oddio, mi hanno assediato Atene. Cazzpita. Oddio. Questa battaglia qua sarà difficile. Che cos'hanno? Lancieri per 10. Opliti per 10. Opliti spartani, minchia. Frombolieri loti e giavellottisti loti. L'altro esercito c'ha. Oddio. Minchia, sarà difficile, difficile. Opliti per 10. Lancieri per 10. Oh. Peltasti per 10. Ce la faremo, gente. Ci dobbiamo impegnare. Intanto. Oddio, sarà proprio difficile. Beh, sarà una delle battaglie più grandi. Veramente, questa qua forse sarà la battaglia campale per eccellenza. Voglio vedere però da dove arrivano, da che porta.
Ah. Dai, ce la possiamo fare a difendere Atene. Ah. Il mio piano è bloccarmi una porta. Oddio, guarda, guardate quanto è grande. Atene è grandissima. È giganterrima. Beh, innanzitutto direi tutti quanti qui. E mettiamo la milizia politica qui. Il nemico non deve passare. Poi dietro gli opliti leggeri. La folla anche qui dietro. E la flotta... dove la metto? Ovviamente devo sbarcare subito con la folla, cioè con la flotta, e muovermi. Guardate gli spartani però come sono cattivi. Questi qua non sono nemmeno pliti, però comunque sono tosti. Innanzitutto, giusto per capire quali sono le mie unità, le divido per gruppi. Gruppo di selezione qua, gli altri opliti. Ah sì, stanno arrivando da qui. E qua sta arrivando invece l'altro esercito. Devo entrare dentro le mura subito. Vediamo di entrare. Questi qua da dove vogliono passare? Entriamo subito qui. Via 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 via, correte voi. Tanto qua secondo gruppo. Non devono sfondare le porte, assolutamente. Se le sfondano siamo un po' nei casini. Pliti spartani. Questa qua è proprio dura. Però comunque prima o poi dovevamo entrare in guerra. Solo che non ero completamente pronto. Non pensavo che mi attaccassero così subito. Qua vogliono subito andare contro le mie unità. Ma qua i miei giavellottisti li mando subito qui. Intanto, cioè devo avere una visuale abbastanza ampia, tipo questa telecamera a me piace troppo, per quando, in queste battaglie giganterrime. Ok, quindi... è ufficiale che praticamente entrano a questa porta, quindi. Quindi io voglio tutti gli arcieri sulle mura. Benissimo, intanto di là. Qua vogliono entrare, cioè praticamente la situazione è che fanno un attacco da qui. Tipo non riesco a disegnare, però un attacco da in basso e uno da in alto. Qua c'è una porta, qua c'è un'altra, quindi difenderò questa porta con, con i denti. Dov'è che stanno vacillando? E hanno paura. Stanno cagando sotto. Qua si stanno ritirando. Qua stanno lanciando cosa alle porte? Cosa stanno facendo?
Ah, ci sono i frombolieri, i loti. Tanto qua continuiamo a farli male. Peltasti, subito quassù. Giavellottisti. Qui. Peltasti. Sì, quelli là sarà dura, proprio dura questa battaglia. Ah, mettiamoci qui. Qui abbiamo almeno soldati un po' più addestrati. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo. Meno male che ci sono. C'è l'olio nelle mie mura. Guardate quanto. Come friggono. Però non capisco che cosa vogliono fare quegli spartani. Oh, lanciano cose alle porte per annientarle. Comunque qui in prima linea voglio degli opliti. Tutti arcieri qui. Fuoco rapido. Rapidissimo. Sarà dura proprio questa battaglia qui, durissima. Non capisco ancora perché non stanno andando a bruciare le mura. Forse un bug dell'intelligenza artificiale. Comunque faccio scendere dalle mura. No, 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 sì, teniamoli ancora qui. Ok. Tanto qui. Non so, si mette davanti nelle mura a guardarle. Non so che cosa voglia fare. Tanto qui si stanno facendo friggere un po'. Cioè, dovrebbero... Ah sì, voglio lanciare le accette alle mura. Però c'è la guardiola con olio. Ah, che bella cosa, mi piace. Che cattivo che però era l'olio nelle guerre. Cioè, qualcosa di orribile. Tanto qua tiro incendiato. Ok, continuiamo a tirargli un po' di frecce. Intanto all'altro lato... Oh, oddio. Qua gli spartiani... Ah sì, qua stanno tirando contro le mura. Dai, Atene! Ce la posso fare? Qua stanno distruggendo tutto. Guardate. Le mura di Atene che bruciano. Rimanete qui. Fermi, fermi. Bene, abbiamo fatti ritirare. Stanno fuggendo gli spartani. Ok. Ora dovrebbero fare un'altra carica, tipo, qualcosa del genere. Vediamo se riusciamo a colpire i frombolieri. Ecco, 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 ecco. Piano. Innanzitutto, qui volevo fare una bella mucchiata qua davanti alle mura. Con tanto di formazione di opliti. Tipo così. Dopo così. Poi dopo così. Cioè tutti quanti qui. Tutti, tutti, tutti. Non devono passare. I nostri uomini.
uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Quegli arcieri lì fanno un po' schifo. Ah, adesso vanno tutti all'altro lato. Quindi, uomini. Visto che hanno sfondato le porte lì, faranno un giro allucinante. Quindi, tutto il gruppo 2. Qui. Mi fanno paura, però. Guardate, quasi una scena epica. Tutti gli spartani che arrivano. Incazzati. Lagga un po' il gioco. Però guardate, tipo. Guardate sotto l'olio cuocente gli spartani che passano. Dai. Guardate che scena figa. Sì, però l'olio è veramente devastante. Guarda che li fermiamo lì. Fanno proprio paura. Dai, vediamo di muoverci un po'. Questi qua passano sulle mura perché sono fighi. Oddio, qui la situazione è come... Qua stanno spingendo tantissimo. Guardate come... Oh mio Dio, fanno paura proprio, spingono tanto in mezzo. Tanto però c'è l'olio che li sta facendo malissimo. Io me ne dica l'olio bollente. Guardate qua gli spartani come vogliono entrare. Boh, lanciamo la folla adesso. Noi abbiamo la folla dalla nostra. Devo di dare un'altra mano. Qua proprio l'olio sta facendo il... Al suo perché, l'olio in queste battaglie. Guardate però che fighi sono i miei appliti. Dai. Dai che ce la facciamo. Dai. Dai. Dai che si ritirano. Dai folla, ce la potete fare. Scacciare gli spartani. Il nostro generale è sotto attacco. Dai. Continuate a bruciacchiare spartani. Tanto qui si muovono. Sì, non capisco cosa vogliono fare questi qui. Ok, qua... Vediamo. Stiamo continuando a difendere molto bene. A uovo, proprio. Fanno paura, però, sti obliti. Spartani. Anche se si stanno ritirando per colpa dell'olio, credo. Perché non è una cosa troppo bella. Ecco. Sì, qua si sono ritirati praticamente tutti, ma ritorneranno. Statene certi. Ritornano gli spartani sempre. Ok, qui si stanno ritirando a massa. Ok, quindi dovremmo fare poi un'altra ondata contro... Questi altri spartani. Questi qua sono tosti, gli spartani reali. Tosti tosti. E gli spartani hanno proprio delle unità potentissime, soprattutto quelle del generale. Guardate quanti spartani morti. Altro che passo dei termofili. Continuiamo pure a lanciare l'olio. Questo qua si sta facendo la doccia sotto l'olio bollente. Poveretto. Abbiamo conquistato le porte. Evviva. Ah già, voi tornate qui. Tutti quanti di nuovo sulle mura.
Qua stanno esultando. Però non c'è tanto da esultare che torneranno. Questi qua, sì, sono stati sconfitti. Però torneranno gli altri. Tutti. È bello che sono un esercito di milizia cittadina, quindi. Ok, adesso dobbiamo tenerci abbastanza pronti. Ok. Mettiamo un po' velocità veloce che ci metteranno un po' ad arrivare, visto che camminano, si fermano, camminano, si fermano. Ok. Continuiamo, mancano ancora un bel po' di minuti prima della fine della battaglia. Qua però non capisco perché ne lascia altri. Boh. Tanto questa unità qui è stata praticamente annientata da prima. Però come sono belli gli spartani. Sì, li hanno fatti proprio bene i Rom 2, gli spartani. Troppo. Ok. Tra poco dovrebbero arrivare, aspettiamo ancora un po'. Ci mettono però un po' di tempo a girare Atene. Proprio grande però la mappa di Atene, veramente tanto. Che bella, eh? Veramente bella. Qua, che cos'è? Una piazza? Non so. Ci sono poi tutti sti templi. Baracche, case, poi il porto. Ok, sono quasi praticamente arrivati. Sì, Loli è stato il vincitore della battaglia. Stasera mi mangerò tipo patatine fritte, qualcosa del genere, per commemorare l'olio. Rispettate l'olio, gente. E l'olio rispetterà voi, a meno che siete spartani. Credo che la città di Sparta... Non voglio sparare cazzate, però esiste ancora. Cioè... Credo che ci siano ancora le rovine di Sparta. C'è anche una... Mi pare una città in Grecia che si chiama Spartie. Cosa del genere. Ok. Sparate. Bel tasti. Siete a far fuoco. Guarda che belli i bel tasti. Guarda questo. Guarda. Aia. 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 Ah, guarda che belli. Che adesso sono stati spiaccicati gli stessi. Ah, bello Rom 2. Piace troppo. Buggato quanto volete, però bellissimo. Dai, dai, dai. Adesso siamo molto più rinforzati e loro no. Però bisogna anche dire che non abbiamo più le porte, praticamente. Dobbiamo ricostruirle poi dopo. Però servono a questo le porte, in teoria, essere distrutte per poi dopo essere ricostruite. Anche se non so se è proprio corretto dir così. Ok, iniziamo a buttare giù l'olio. Benissimo, scusate se ho colpito il microfono. Oh, che male.
Sì, l'olio li trucida proprio. Però abbiamo scorte infinite di olio. Non... Secondo me per correttezza non dovrebbero mettere così tanto olio. Oddio, gli spartani reali. Oddio, questi qua sono proprio forti. Anche se sono molto stanchi, vabbè. Questi qua si stanno quasi ritirando. Qua stanno ancora esultando. Qua tutti quanti in formazione di Hopiti. Qua continua a esultare mentre gli spartani stanno arrivando. Non so quanto possa essere saggio, però fate. Fate pure quello che volete, intanto state vincendo la battaglia, campioni. Ok. Benissimo. Bruciati spartani. Guardate che belli. Sotto l'olio bollente. Mille mila spartani morti. Poi ne mancano ancora qui. Cioè, devo continuare ad aspettare che arrivino oppure posso... Anche tipo dirgli, vabbè, avete perso. Andatevene. Date l'olio. Ah. Brucia, però. Non pensavo proprio che facesse così tanto male l'olio. Veramente, potente. Potente, potente. Molto bene. Sparate per il tasto. Non fanno nulla i miei per il tasto. Poco. Qualche vittima. Però qualche vittima va più che bene. Oltretutto mi pare che danneggiano un'unità e dopo... può morire più facilmente nel campo di battaglia. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Spero che non sia l'olio. Sì, io negli assedi sono un po' più potente che nelle battaglie campali. Soprattutto d'attacco negli assedi. Poi mi diverto a utilizzare l'artiglieria d'attacco, però... questo assedio qui... Sarà che il computer forse doveva aspettare un po', ma anche no, forse ha fatto bene ad attaccare, perché se poi dopo arrivavo io, c'era più possibilità che perdeva l'assedio. Cioè se lui aspettava a far macchine d'assedio era probabile che le unità di rinforzo dopo stavano arrivassero e poi dopo la battaglia la perdesse. Cioè qui ha fatto un po' bene, l'unica cosa che non aveva un... delle torri d'assedio, niente di niente. Poi delle armi d'assedio le doveva avere. Oh, io mi sono rotto un po'. Attaccate. Attaccate tutti quanti. Andateli fuori. Dai. Secondo me però possono anche mettere tipo delle patate. Lo so che in Europa non c'erano le patate però. Ah, è morto due volte il generale nemico. Boh. L'uomo che visse due volte. Per morire in 5 minuti di differenza tipo. Prima la vita sarà durata una trentina, quarantina d'anni. La seconda 5 minuti. Guardate come si ritirano però. Guardate come vengono bruciacchiati. Quanti spartani morti oggi. Quasi scioccante. La folla sta vincendo. Che casino. Che casino.
Poi è bello che non possono nemmeno ritirarsi in teoria gli spartani, perché si ritirano e finiscono sotto l'olio bollente. Quindi è un incentivo a non farli ritirare. Combatteranno più tenacemente, credo almeno. Cioè, però gli spartani reali sono proprio forti. Sì, qua stanno vacillando, eh. Vediamo un attimo poi la ritirata tragica. Passiamo dentro l'olio piuttosto che in mezzo alle lance del nemico. Non siete veri spartani. Sullo scudo o con lo scudo, ragazzi. Sullo scudo o con lo scudo. Guardate, guardate. Guardate, come nell'acqua park lì, dove c'è il coso lì dell'acqua, passi sotto. Solo che qui è olio bollente, potresti friggerci. Ma basta, con patatine fritte. Facciamo qualcos'altro, tipo, non so, un buon piatto fritto. Alette di pollo, ecco. Coscette di spartano. Scusa, spartanelle. Guardate che bello. Guarda come bruciacchiano. Lo so che bruciacchiano ai 4 frame per second, però questa battaglia qui è troppo grande. Bellissimo. Ne arrivano altri. Velocizziamo un po', perché sennò questa battaglia qui non finisce veramente più. Bellissimi. Gli spartani a fuoco. Quanti ne sono rimasti gli spartani reali? Ma ce ne sono abbastanza. Ah, la folla deve combattere però anche. Non si ritirano proprio. Ne muoiono anche pochi. Io mando tutti proprio l'attacco, non importa. Belli. I miei greci. Sto per unificare la Grecia. Bruciando gli spartani vivi sotto le mie mura. Tipo, potrebbe essere una sorta di Red Wedding. Guarda che si ritirano adesso sotto il fuoco. Tutti quanti adesso. Ah, ne arrivano altri. Vanno proprio ondate. Guardate però come esultano. Sono contentissimi. Tanto qui ne abbiamo ammazzato gli spartani. Ne abbiamo ammazzati tanti. Devono fare qualche... bene, dobbiamo comunque... Devono fare qualche macchina d'assedio, perché... Andare solo di... Bruciare le porte... Passare sotto l'olio bollente... Tipo, non so, fare una breccia... Sarebbe stato più intelligente, perché alla fine è l'olio che ha vinto la battaglia. Cioè, praticamente abbiamo vinta, dai. Stanno facendo l'ultima carica e poi dopo... Dovrebbero essere tutti morti, tranne questi qui che... Spero che si siano stancati un po' di andare in giro per la mappa. Però bruciacchiano proprio in fretta gli spartani. Guardate, però che belli. Che passano sotto l'olio. Guardate come... Guardate però, è quasi triste come scena. Adesso ne arrivano altri oppure stanno... Ah, sono scappati tutti. Beh, hanno deciso che questa battaglia qui non poteva andare bene. Termina la battaglia. Vittoria eroica. Una vittoria gloriosa. Eroica. Magnifica. I tuoi nemici sono stati schiacciati. Eh sì, gli spartani tutti più schiacciati e abbrustoliti, direi. Però comunque sì, una grande vittoria.
Una vittoria buona. Hanno ucciso solo 271 tra i miei. Poi era anche una battaglia bella grande. 6.000 unità quasi. No, 7.000 quasi. 6.000, sì. Hanno perso 1.800 uomini a causa dell'olio bollente. Ah. Tantissimo. Però la truppa del generale nemico ha fatto un po' di danno, 61 61 uccisioni, sì, però guardate i miei opiti cittadini, che oltretutto sono di leva, cioè sono della guarnigione della città. Cioè, bellissimo. Ah, che bello. Sì, hanno perso più della metà del loro esercito, gli Spartani, a causa dell'olio bollente. Credo che le patatine fritte non saranno mai un piatto tipico spartano, ma più che altro ateniese. Sì, direi di schiavizzarli, quelli catturati. Brustoliti. Gente, direi che per questa puntata è tutto. È durata anche un po' abbastanza a causa della puntata, cioè della battaglia lunga. Però bella battaglia, veramente bella. Ero un po' in ansia perché se mi arrivavano dentro le mura non ce la potevo fare, però li ho fermati proprio, non ce l'hanno fatta. L'olio bollente è potente. Quindi ci sentiamo alla prossima, gente, dall'Arestutto. Ciao!